Michele Maffei, campione olimpionico di sciabola, inaugurazione della stagione qui al Salera Village e direttore sportivo della sezione scherma qui al Salaria Village. Impressioni? È un'iniziativa molto interessante, il posto è splendido, c'è molto entusiasmo, credo che la nuova gestione potrà portare sviluppo, implementazione, quindi la scherma per noi è un'attività che può diventare molto apprezzata e da tutti gli appassionati, dai nuovi soci. È un polo, è un'area dove mancano in questa zona società schermistiche, quindi non ci sono altri club e quindi noi potremmo qui creare veramente un centro, un polo sia per l'attività amatoriale, per il fitness, il wellness, una scherma anche per adulti, sia per l'agonismo vero e proprio per ragazzi giovani di qualunque età, figli di soci più adulti, eccetera. Dobbiamo mettere a punto bene la location, sistemare le nostre pedane e partire tutti insieme appassionatamente per questa avventura. Quindi pronti a voi, come si dice in gergo. Per eccellenza, forse la tradizione, però non molto diffuso a livello popolare, se possiamo dire. Sì, la scherma risente un po' della difficoltà televisiva di essere in qualche modo, come dire, comprensibile da tutti, dai profani. Però nello stesso tempo si stanno modificando le regole. La scherma che vogliamo fare anche noi qui al Salaria Village sarà una scherma anche fatta di tattica, di studio, di impegno mentale, quindi una scherma che divertirà pure chi la farà. Non è soltanto un impegno fisico, che comunque è molto interessante ed è anche significativo, ma un impegno mentale, strategico, tattico, che significa divertimento per i giovani e anche per gli adulti. Credo che qui si potrà fare un buon lavoro cercando di, compatibilmente con le altre splendide discipline che ci sono, il nuoto, l'attività di palestra, il tennis e tante altre attività splendide, la scherma potrebbe essere un coronamento interessante per tanti appassionati che, vedendo i risultati, essendo la federazione che ha portato più medaglie a livello olimpico, potrebbe diventare una curiosità che viene esaudita da anche i miei collaboratori di alto livello e tecnici di alto livello. Quindi corsi qui al Salaria Sporting Village di Roma, indirizzati a ragazzi, ragazze, certo, uomini. Vedremo gli spazi, vedremo le possibilità di accoglimento, ma noi cercheremo di fare una sorta di reclutamento interessante, studiando e spiegando in cosa consisterà questo corso, e vedremo di dedicarci specificatamente o ai più giovani o ai meno giovani. Comunque è un'attività che si può fare da 6-7 anni fino a qualunque età, 80-90 anni, naturalmente con spazi diversi e con movimenti differenziati. Per la disciplina, tu Michele, campione olimpionico di sciabola, ci sarà, quali saranno? Fioretto, sciabola? Beh, le tre armi sono fioretto, spada e sciabola. Vedremo qui di iniziare con un'attività amatoriale in base alle esigenze, in base alla domanda che riceveremo, in base al target, e poi lì potremo adattarci portando i maestri adatti o fioretto, spada o sciabola. Il fioretto è l'arma di avviamento per eccellenza, ma ormai i tempi moderni prevedono anche un avviamento direttamente alla spada o alla sciabola. Dipende dalle caratteristiche fisiche, altezza, in base ai regolamenti e alle differenti convenzioni che regolano le tre specialità, si potrà scegliere meglio, indirizzare meglio, consigliare meglio ai vari soci, eventuali appassionati, quale specialità, quale arma. Ovviamente appena con De Angelis e con i responsabili di tutto il centro sarà dato l'avvio, credo fra 10-15 giorni saremo pronti per cominciare a raccogliere adesioni e potremo accogliere in base agli spazi fino a scritti 30-40 all'inizio. Potremmo crescere avendo spazi più ampi se avremo una domanda, come dire, molto molto più significativa, però credo che partire con calma e far capire, far apprezzare questa disciplina sarebbe preferibile, quindi io mi auguro di avere una selezione, una qualità di partecipazione, faremo anche dei test per vedere le attitudini e quindi buon lavoro a tutti noi e in bocca al lupo comunque, ci facciamo in bocca al lupo.